Hello, everybody. Good afternoon, good evening, good morning. Wherever you are listening from and watching from, thanks for joining today. I'm excited for a new episode of Instagram Live. Today we have a special guest from Italia. Nostro amico. I'm trying to figure out where nostro amico is, Fabio Fonini. Thanks for complimenting my hair, but I don't know what to say. I have not had this kind of long hair since 15 years actually. So I'm refusing to allow my wife to cut my hair. So far, we'll see how that works. Benoit Paire, ça va bien? Let me see. Are you telling me to cut my hair like Fabio? Oof. I would rather have your hair style, but I'll see. I'll see how. How it works after a conversation with Fabio. Maybe he inspires me so I can be more like him. So where is Fabio Fonini? Is this Italian style being late, or he's thinking that we're doing 6:30 UK time, which is an hour behind Europe? Fabio, grande amico, dove sei? Cioè, 2 minuti in ritardo, ragazzi, this is not professional. Give me some pasta. Oh, Lior Sushar. Lior, Manishma. Matause. Good to see you, my friend. I have not spoken to you in a while. Hope we can catch up. Lior is an amazing guy. You should check him out. One of the best mentalists in the world. The things that he can do with you and your mind is scary. He's amazing. So I don't see Fabio Fognini yet online. So, there he is. Fabio Fognini is here. Finalmente, we're go live with Fabio. Okay. Please accept. Ma eccolo. Veramente. Presente. Grande. Like always. Come stai, my friend? Very good, my friend. I was waiting for you for 3 minutes, which per Instagram, per essere in ritardo 3 minuti è molto, sai. Però dai. Capello da dai, sei amico. È peggio del mio, eh? mi scriveva Benoit Per, eccolo. Lo vedi sul commenti e lui dici non è vero. Sì, mi diceva che devo, cioè devo fare miei capelli come te, però secondo me non sei molto bello questi giorni, secondo me, cioè avevi versioni esatto. Più belle di questo. Sai perché cosa sto pensando? Che in cosa? Quarantena ho voluto cambiare look, no? Perché comunque dice è qualcosa di diverso. Ovviamente taglio i capelli e faccio crescere la barba. Il problema è quando sì. Finisce la quarantena. Se i capelli crescono, rimango come mio padre, è finita. La barba va via, la barba va via, dai. No, barba. Sei abbastanza giovane, dai. Sei sì. Abbastanza giovane. Tanto come ormai sono sposato, ho 2 bimbi, cosa devo fare? Forse mettere un po' di colori sulla barba o sui capelli, così sei in più come Benoit Paire. Vabbè. Comunque, come stai, amico? Stai bene? Stai attivo o sei... Io sono attivo. Sono attivo. Oggi ho fatto sì. Sprint in salita, di nuovo, 2 volte a settimana. Veramente? Sì, quanti metri? 20, 50 no, metri? No, faccio 5, 10, 15, 20, 25, 30. Per 4 volte. Duro. Bene.
No, duro, bene, bene. Solo Duro che il per te tempo... forse, per me non è duro, però va bene, Per te non è ti duro vincere Australian Open, quello sicuramente. Per E me non è duro correre, Penuccia, com'è lei? giocando con Fedatennis. Si sta allenando, Ah, stai attento bellissimo. che Steven lo Sì? prendiamo. Non possiamo prendere papà, ma il figlio lo becchiamo. Stai Oh, attento. sta giocando con racchetta di papà o la sua racchetta? Quattro racchette, cioè Ed, Wilson, Babolat, c'è cioè di tutto. Un Bene, disastro. bene, bene. So, just for the people that don't understand Italian, we are going to speak in Italian first. For some time, we're going to ask each other questions in Italian because that's how we communicate. And this is my chance to be a little bit, so to say, arrogant and compliment my own Italian, which is not that great. Fabio will probably say better. But after we are done, we're going to go to some English questions, and then we're going to check on Fabio's English, whether it improved or not in the last 6 weeks. I think So. it's Italian, but it's okay, don't worry. Allora, amico, In abbiamo qualche Spagna? domanda. Tu sei in Spagna, no? Sì, io sono in Spagna e adesso abbiamo un po' di pioggia. Normalmente non piove tanto qui, è bello sole, però adesso, vabbè, comunque sono molto grato che sto con la famiglia. Lo sai che normalmente quando viaggi sei sempre in giro e non hai Specialmente molto. Non hai... te Eh? specialmente te che finisci tardi i tornei. No, vabbè, ascolta, cioè tu No, giochi vero, vero, molto più vero. tornei, no? Hai ragione. È Però un bel tempo sì, per stare con la famiglia, questo. ma come ti senti a casa? Cioè, perché no, Oh, come abbiamo dura, eh? parlato, abitudine sempre di andare, sempre cerchi per un po' di adrenalina, sempre cerchi di competizione, di viaggio. Sei un po', cioè, ti trovi che stai bene a casa o hai un po' meno Guarda, pazienza? io l'ultima settimana che ho giocato la Davis in Italia. Poi Sì. siamo andati a Barcellona e sarei dovuto partire per Indian Wells. Sì. Poi hanno chiuso tutto, è successo un casino, diciamo, e sono rimasto a Barcellona prima di venire ad Arma. I primi 10 giorni ho perso i capelli. Un disastro. Disastro, veramente dura. Perché comunque, sai, noi non siamo abituati a questo tipo di vita, se si può dire. Come hai detto tu, Sì. siamo sempre fuori, quindi veniamo, stiamo, vabbè, magari come tu hai detto, tu hai più tempo sicuramente, però anche te li viviamo poco, o vengono con noi ai tornei, o se no, vivere la vita da famiglia è molto molto difficile. Quindi i primi 10 giorni sono stati molto 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 duri. Adesso diciamo che ci siamo abituati. Adesso io ogni tanto l'aiuto in casa, faccio lo chef. Oh. Cucina molto bene la pasta al tonno. Bravo. Però bene, dai, ora bene. Per fortuna qua ad Arma abbiamo il giardino, quindi sai bene che per Federico, che ora che ha 3 anni, che Sì. è un Sì, sì, veramente sì. King Kong, non Sì, si hai la ferma mai. possibilità di uscire un Esatto. pochino di Perché sì. sennò veramente, veramente dura. Però speriamo che dai, dalla prima settimana di maggio hanno detto che si abbiano piano a uscire. Vediamo un po' Sì. cosa Sì, succede. sì, sì. Veramente, però dai, la cosa bella è che comunque stiamo disfrutando della famiglia, come si dice. Eh sì, eh Questa è la sì. cosa Io principale. anche come te, primi, posso dire, 7 giorni sono stato anche ansioso e non, cioè, non potevo esplicare perché, cioè, alla fine, ok, capisci perché ovviamente che abbiamo abitudine di sempre stare in giro, sempre, cioè, sempre muovere. E chiedeva un po' di tempo di veramente accettare, veramente non solo mentalmente, però anche fisicamente questo momento. E dopo ho avuto tante conversazioni con mia moglie, come funzionano cose a casa con bambini.
Allora, invece io ti devo fare questa domanda, dato che hai toccato questo argomento, perché ti conosco bene sotto questo punto di vista, no? Dai. Tu sei un ragazzo, si può dire, che sei molto spiritual side. Sì. You know what I mean? Se c'hai qualche esercizio o qualcosa che fai per questo, non solo nel tennis. Sì. Perché io in questo momento qua sto facendo qualcosa riguardo a questo. Io, dato che ti conosco, sicuramente tu stai facendo qualcosa riguardo, non so, esercizi di respirazione, qualcosa di... Sì. Perché io dopo, quando cala il sole, che va via il sole, verso le 6, 7, verso le 10, 11, quando sei ceni, poi bimbo va a dormire e tutto, divento molto più ansioso e molto più nervoso. Mm. E quindi, secondo me... È una buona domanda da fare, è quella se tu, in questo momento qua, ovviamente oltre a non giocare a tennis, fai qualcosa a livello spiritual side. Sì, una bella domanda, ma prima che ti rispondo, ho visto Fiore che anch'io ho visto. È Fiore, diceva, ma che minchia dite? Grande Fiore. Guarda, una delle più belle cose è riguardare Fiorello, di ridere, di sorridere tutto il giorno e dopo non ti, cioè, non ti serve niente più. Però, per serio, come avevi detto, cioè, gli esercizi di respirazione credo che sono molto più efficienti e ti danno molto più che tu pensi. Cioè, pensi, vabbè, respiro, respiro, respiro come tutti, se non respiro non vivo, ovviamente. Però c'è questa respirazione coscienza, no? Che quando, cioè, tu ti alleni, come vai a fare una corsa o vai a palestra, ci sono le tecniche e i modi di respirare dove veramente puoi affettare il tuo stato mentale, ma anche il tuo stato emozionale, anche fisico. E per me ci sono questi esercizi, per esempio, dal pranayama, dal yoga, che sono molto, molto buoni, che, cioè, mi danno serenità quando chiedo o quando mi manca la serenità, o se al mattina, se mi voglio svegliare, se voglio, cioè, avere un po' più questa energia dinamica, ci sono anche esercizi che sono particolari per questo modo. Cioè, suggerisco a tutti di, cioè, solo mettere nel Google gli esercizi di respirare, ci sono tanti, tanti, tante tecniche diverse che sono molto effettive e possono aiutare. E comunque, queste cose sono sempre più semplici, ma molto profonde. Anche meditazione, che per me non è una cosa, non, cioè, molte persone pensano che tu fai meditazione e comunque sei nell'altra religione. Cioè, non è una cosa di religione, è veramente una cosa per tua salute, per tua serenità, cioè per essere calmo, perché oggi in questo mondo moderno, che è molto veloce ovviamente, stiamo giocando sempre, siamo sempre in giro, abbiamo mille informazioni sul telefoni, sul computer, su televisioni, c'è sempre, abbiamo un bombardamento della nostra testa. Comunque la meditazione per me è essenziale per aiutare di stare in momento, di stare presente, di veramente come fare una regenerazione, un reset. Cioè, per noi come tennisti, come atlete che sono da soli sul campo, credo che è una cosa fondamentale di fare. Io lo farò già, cioè, 10 anni. Mi ha aiutato sul campo, ovviamente, però anche fuori il campo, per la vita, relazione. Sincero. A me soprattutto fuori mi ha aiutato. Ti ha aiutato fuori del campo? Dipende, ovviamente. Vabbè, ognuno ha il suo carattere, ovviamente, no? Sì, però fuori dal campo, che ovviamente dopo il tennis c'è un'altra vita, in quel senso dico io. Però sul campo, come ti trovi sul campo? Io faccio delle, come dici tu, meditazioni, però lo faccio prima di andare a dormire.
Sì. Quindi, sai, per cercare di rilassarmi, metto, come hai detto tu, una musica, mi metto gli auricolari e poi magari a volte mi addormento pure, mi sveglio con questa musica ancora negli occhi. Cerco sì, negli occhi, scusa, nella testa. E cerco sì. di... Abbiamo una sorpresa, no, Le? Oh! Grande mamma! Vada grande mamma! Stai? Vado a giocare a tennis con Federico! Ecco. Okay, ciao, Le! Bacio. Bene vederti! Sì. Però ti dicevo, fuori dal campo, sì. Io per dire, al tempo non sono stato tanto bene. Sì. E comunque ho fatto certi esercizi perché sai, comunque ansia, attacchi di panico, molto ansioso, che mi hanno aiutato molto sotto questo punto di vista. Perché sì. ho detto, io voglio essere Fabio Fognini, poi lascia stare che io sono così in campo, tu sei così, Rafa è un'altra maniera, è quello sì. che è. Ognuno è diverso, però a me preoccupava molto la vita fuori dal campo, capito? Sì. E ora ho appena finito, per esempio. Prima di parlare qui, stavo facendo degli esercizi che non ti so dire se funzionano o no, però mi fanno star bene. Ed è quello che secondo me conta. Sì, io secondo me anche ci sono per sport professionale, anche cioè, ci sono le tecniche da parte, diciamo, del, non lo so se hai sentito per questo, neurolinguistic programming. È una, cioè una tecnica dove tu cioè, come alleni tuo no, come si dice? Cervello di mettere una programma positiva quando sei sul campo e quando vuoi stare in una energia, diciamo, in una concentrazione, in un modo particolare, un stato particolare mentale. E queste cose sono un programma, perché il nostro cervello è come computer, cioè se noi ripetiamo sempre cose buone o sempre cose negative sarà così, cioè il nostro cervello non lo sa, non capisce la differenza di buono e non buono per noi, capisce solo che quello che noi diciamo al nostro cervello, cioè noi diciamo cervello. Vale. comunque io credo che per me personalmente è importante di fare anche cose più specifiche per tennis, per sport, però questo dipende anche molto da te come persona, perché tu devi, cioè, devi personalizzare il tuo allenamento mentale. E io sì, e io non ho visto sinceramente molti nel nostro sport, ma anche in altri sport che stanno vedendo questo come qualcosa molto importante, sai? Perché, vabbè, tu mi conosci bene, no? E sì. Magari dici, vabbè, Fognini è pazzo. Vabbè, io lo accetto, no? Però sembra che al giorno d'oggi, se tu vai da uno psicologo e chiedi informazione allo psicologo, o lavori con uno psicologo, sembri veramente matto. Quindi non conoscono, secondo me, il concetto del lavorare. Sì. Come dici tu, io vado da uno psicologo dello sport perché, secondo me, lui mi può dare dei trucchi, mi può dare delle routine o mi sì. può dare qualcosa che per il mio carattere in campo può funzionare a rilassarmi, ad attivarmi, sì. a perdere tempo, non lo so. Sì. Quindi hai capito? Secondo me è questo che è un punto che secondo me non molta gente non vede. Sì. A me dispiace, ovviamente, poi ripeto, ognuno è... Che la gente non vede la differenza che hai fatto tu. Ma io nel mio... Fatto... questo lavoro che ti ha dato psicologo? No, io di mio... Beh, ho dovuto fare tanto, capito? Perché secondo sì. me, cioè, ero uno che molte volte è andato oltre, sicuramente. E ci ho lavorato. Però questo lavoro non è che tu vinci 20 slam in un anno. Sì. Tu ti prepari a 16 sì. anni, poi a 18 ne vinci uno, 19, 20, 21, ok, è un altro tipo di discorso, sì. capito? Però mi piacerebbe, ecco, che questa figura qua, che secondo me nello sport è molto importante, secondo me è sottovalutata. Sì, sono d'accordo 100%, però ti posso dire una cosa, ovviamente che noi siamo...
cioè, due diverse persone, però siamo amici, io ti conosco bene perché... E lo sai, ti volevo dire una cosa, una digressione, perché ho parlato prima di questo live con Bojan Božović e ti saluta molto. Ti ricordi, Bojan? Era alto 2 metri, mamma mia. Eh sì, era aveva 2 metri quando aveva 13 anni, 12 anni. Comunque, era come naso, uguale. Eh sì. Comunque abbiamo la conoscenza che è da là, da questi anni. E secondo me ci sono molti programmi, diciamo, parliamo di programmi perché così è più facile di capire anche per me, anche per tutti che guardano, che noi abbiamo dal questi anni quando siamo stati molto giovani. E dipende anche dal paese, dalla mentalità, dalla cultura, dai nostri genitori, da tutti questi elementi della nostra vita, come hanno affettato, cioè, la nostra concezione mentale. E come siamo noi emozionalmente, no? Sul campo io sono anche come te, molto, posso dire, turbolente, no? Cioè anche a volte molto, quando ho espresso le mie emozioni, quando ho rotto la racchetta o dico qualcosa o urlo, cioè io non sono orgoglioso in questo, in caso che ho fatto, non sono orgoglioso di questo, però per molti anni sono stato in prigione, posso dire, mentalmente, perché mi sempre sentivo la colpa, no? Di si dice colpa anche a... Colpa, sì, a italiano. Perché ho fatto questo. E al fine, qualcosa molto semplice che mi ha aiutato molto è di accettare che io sono così e di accettare che sono un uomo che fa errori e che a volte faccio queste cose, faccio queste bugie, però come mi recupero dopo questo è più importante nel quello che è successo prima o che succede un momento dopo, sai? E questo credo che è una cosa che emozionalmente tante atlete non possono uscire da questa zona di sentire colpa, di stare male perché hanno fatto qualcosa, hanno detto qualcosa, qualcuno li ha distrattato dal spettatori, queste cose, sai? E credo che non c'è una formula di successo per tutti, secondo me. Perché Federer è uno che è molto calmo sempre, cioè non vedi niente. E Nadal sempre viene con molta energia, molto dinamico, cioè molta intensità. Ognuno ha le sue routine, diciamo, sì, sotto questo punto di vista. Sì. Però noi tutti, che siamo diversi, abbiamo una cosa che credo, secondo me, quando ti vedo sul campo, anche hai tu una routine che ti aiuta sempre a trovare questa forza che è necessaria per te di veramente la vincere una partita. Certo. Sai? E queste routine credo che sono parte di questo program che l'ho parlato prima, che devi trovare veramente la routine, cioè, se, non lo so, se... qualcosa che lo trovi sul campo, prima di uscire sul campo, che ti veramente mette in uno stato felice, contento, sereno, concentrato. Parlare con tua moglie, giocare con tuo bambino, giocare, giochi, carte con tuo team, che ti ascoltare distrae. Musica. Cioè, una qualsiasi cosa che ti mette in questo stato dove tu puoi veramente uscire e dare il tuo massimo, e questo è, credo, può essere una formula di successo sul campo mentalmente. Sì. Dice che Fiorello deve andare a meditare adesso. Mandaci poi la tua routine, no. Fiore. Io ho detto, guarda, io ho detto prima del tutto che avevo parlato che tutto questo non vale per Fiore, perché Fiore è un fenomeno molto speciale e con lui si ride tutto il tempo. Comunque lui non deve meditare, non deve fare niente, solo stare lui. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, cosa ti manca di più in questo momento?
cosa mi manca? Sì, del tennis. In qualche modo, cosa mi manca personalmente? Ovviamente, vabbè, la competizione, viaggiare. In questo momento? In questo momento. Ah, sicuramente che mi manca giocare a tennis e fare competizione, perché questa, cioè, mi sento che questa è la mia vita. Al fine, non mi manca troppo di mettermi in un stato dove, cioè, non posso stare a casa o odio tempo con mia famiglia. No, sono molto contento e sono, per stare sincero, sono grato che sono a casa, e che ovviamente questa situazione è bruttissima e molto triste per, specialmente per Italia, per Spagna, che sono i paesi che sono più affettati di questo, ma anche, cioè, mezzo mondo in questo, anche in più, in questa situazione con il virus. Però, ma tu, scusami, ma scusa, oltre ad avere, ovviamente, sì, conoscendoti, avere l'obiettivo che penso tu sai, e beh, anch'io, sì, perché ovviamente il tuo obiettivo è uno solo. Quando hai già pensato a che età vuoi ritirarti a giocare a tennis, mi chiedono? Quando, scusa, ripetimi, non ti chiedono, mi sì, chiedono a che età hai pensato di ritirarti a di ritirarti a tennis? 50. Nella Madonna. Eh sì. Ernesto, regà, oh, giochi no, doppio. È bello, cioè, è un bello numero, 50. È bello numero. È un quarto della mia vita. Ok, quarto, 50 slam o 50 anni? No, no, 50 anni, 50 anni. Mamma mia, come ti invidio. Senti, una cosa importante che ti volevo chiedere. Vai, scusa. No, no, niente. No, no, io per adesso non, veramente non ho, cioè, non ho idea quando mi voglio ritirare. Cioè, ho l'ambizione, ovviamente. No, te lo chiedo, sai perché? Magari, perché tu magari, sì, hai pensato di ritirarti fra 1 o 2 anni, così io da 11 vado 10 di nuovo, capito? Guadagno un posto. Ah, sì. Hai capito? Vabbè. È importante per me. Ok. Ok, lo penso di farci appena. sì, dammi un'altra domanda, così lo lasciamo questo così, 50. Una domanda che comunque mi hanno fatto in tanti, vabbè. O poi parliamo inglese adesso, però una che ti volevo fare io, vorrei parlare del tema del discorso che ho letto, che tu, sì, sei uno dei principali per, sì, questo fondo che l'ATP sta organizzando per cercare di aiutare i ragazzi fuori dalla top 150, da under 50 to 700. Allora, lo switchiamo sull'English, così è meglio di parlare di questa tema. Ok, I'm going to switch to English now. Thank you for everyone for being patient. And whoever left the chat, please come back. Wait. Marco Panichi asked about 20 meters of sprint. Who is gonna win? Kiko Benic? Tra te io? No, ma dai. Sì. Cioè, scusami, però non è un competizione da 20 metri. Scusami, però. Veramente. Forse. Cioè, forse. Non so. Forse in calcio puoi vincere. Se giochi con un altri 3 amici contro me solo, forse in questo puoi vincere. Dai. Aspetta, io Inter e tu Milan, ricordiamolo. Vabbè, sorry. No, this point is quite important because as I said before, I didn't know exactly what you want to do, this kind of helping, how we say, to help the people, the player between under 50 and 700. Yes. So, thank you for asking me that. Yes, basically there were some stories around that in the media these days about, you know, obviously the help to the players between 150 or 250 and 700, and obviously I actually received a lot of positive messages and letters of gratitude from a lot of players that are lower ranked, so I'm really glad for that. But obviously this is not only my initiative. I am really privileged to be in a position to use my status of, you know, being
a top player that can, in these times, raise the awareness of the players that are struggling, you know, financially, economically. I personally have earned enough money to live for many more years without playing tennis. So for me, it's not an issue. But there is a lot of players in the lower levels, actually, of professional tennis, of the, you know, futures level, challenger level, that are struggling a lot. So there's been a lot of conversation with the ATP management on how do we support them. So ATP has created the player relief fund that is going to receive donations from various different sides. Obviously, ATP has designated a certain amount of money. I cannot, you know, speak in public about the amount of money that will be out. The ATP? Is the ATP, yes, that is give to them? Exactly. ATP will contribute a certain amount of money that is significant money to the fund. Then Grand Slams as well will contribute, and ITF. So only thing I can say is that there's going to be several million dollars. I'm not going to say the exact price because I don't want to do that before the official statement comes out. And that's only from ITF, ATP, and Grand Slams. And then players individually can help as much as they want. You know, I did talk with Roger and Rafa, and we did try to propose a financial, let's say, model, a proposition of how much per player, per ranking player should donate. But it's difficult to pressure, I would say, players into giving money, whatever the ranking is. So I understand that there are differences in the opinions. So I invite anybody who is, you know, who likes tennis, who wants the tennis to survive as a sport, because I think I think we are still not aware of how much struggle there is on this level between, for sure, 250, 300 and whatever, 1,000 of the world. You know, many of the guys that have contacted my brother and some other friends that I have on the Challenger Tour have said that they will they're strongly considering to stop playing tennis because they don't have it's quite difficult possibilities anymore. Exactly. They have to earn money, they have to survive in some way, they don't have sponsors, they don't have federation behind them. So this is a significant issue for our sport, because I think as sport have to think how we will expand the base, how we will attract the younger generations and give them an opportunity to understand that if you play professional tennis, even if you're not top 100, top 200 in the world, that you can still not lose money and play tennis. And we want to expand this number as much as we can. But also, Fabio, what we have to do is the reason why we have tried to push this initiative with players is that because I feel even though Grand Slams, ATP, everybody is going to put in and donate money into this player relief fund, I feel that the players should show the solidarity and show the unity in this moment and show to these lower ranked players that we are not, that we don't forget about them, that they are there, they're present, and they are very important because they are the base for them. Of sport. Sorry? You are there for them also. You are there for them also. Absolutely. Absolutely, you know. Yeah. So that's a really good idea. Yeah. So hopefully something will happen. I think that there will be more regional prize money tournaments. I think this is what is going to happen very soon, because I don't know what's going to happen with quarantine. Spain, Italy, all the other countries in the world will have a probably different model of going out from the strict quarantine. So it will be different for all the countries, which will be difficult to start up the tour, because our tour is every week, as you know, in different country. Sure. So I think there will be more regional tournaments, prize money tournaments, points probably not at the moment because it's very complicated. But yeah, let's see, you know. Do you miss tennis? You miss competing? Yes. Sometimes I miss. But sometimes also it's
quite difficult because, you know, now because I'm with the family, so I really enjoy stay with them. So I have not the possibility to stay with them, enjoy them as best I can, because, you know, every week, as you say, we go in China, we go back in Europe. So the tour, it's quite long. So now I start missing, for sure. But as I say, I mean, my position, my opinion is that this year, I'm not like tournament director, I know nobody from the ATP. I'm just a player that is inside the tour. But for me, it's going to be really tough to play again because, I mean, Nole, I mean, you can imagine that I'm the tournament director of whatever tournament that is gonna we're going to play. I mean, and you're coming from Serbia, as you say, the quarantine in Serbia is finishing 20th of May. So in Spain, in the 25th of June. So it's quite difficult to pretend that play tournament again and people coming from 50 people or whatever, 32 people plus doubles, plus coach, plus whatever, they're coming from any different country. So you can imagine that, okay, I play Davis Cup without nobody. I mean, I was alone with the other player, Cheran Pyre. The ball boy just gave me the ball, no towel, whatever. And in my opinion, I like to play with the public because I think also you can imagine one final of Grand Slam without nobody on so well, it's quite difficult. I don't gonna see that. How do you support tennis tournaments being organized without any crowd? Yes or no? Because I mean, I think also we are there for them. We play for them, but yes. It's nice, you know what I mean? It's nice to play Novak Djokovic against me, or I play against the Roger, and of course I play in the biggest stadium that I always dream to play, and there is nobody. Yeah. In my opinion, it's quite difficult. I understand there is something behind that, but I prefer to start again when I know also that it's difficult to say that when the everything is gone, but we never know. So I think we have to start to do something more smart or whatever. Because you can imagine in Grand Slam, for example, as we play New York and we are under 28 singles, doubles, women's, whatever. It's more than 1,000 people that are coming in New York. I make an example, New York, and for a different country. You can imagine if one gets sick on this occasion, it's going to make like bomba. Yeah, of course. It's quite difficult. So I don't see, I see always like really, I don't see the sunshine, believe me. So, what do you think, speaking of the crowd, what is the best crowd that you ever had in your life on the tennis court? Are we talking generally on Italy? No, just in general, what is the best crowd in front of the in front whatever you played in front of the crowd, best crowd in Italy or somewhere else in the world? In Italy, I have to say Rome and Naples. Naples, they are unbelievable. Naples are really, really good. Grande Napoli. And outside, I would say, well, it's a well, I don't know. That's a good question, man. What's yours? Well, I have to say as well, even though I am not Italian, but one of the best supports that I ever had in my career, and every year it's even better and better, is in Roma. I have a tremendous support there. I have a very nice support in Monte Carlo. And Monte Carlo also, I mean, it's like home for me. So exactly. Well, you had a pretty good Monte Carlo last year, eh? You know that somebody remember the question was at this time last year I won Monte Carlo, and in 2013 you beat Rafa in the final after winning like 10 in a row or whatever. Yes. So somebody remember that that day.
Nice. No, for me, I think, you know, also, I love to play in Australian Open, and obviously, I mean, the Grand Slams are special, but the biggest crowd support, you know, obviously Davis Cup in Serbia, and, you know, and Italia, also China. Serbia. And yeah, it's great. We have a couple of more questions we're going to go through for both you and me. Yeah, I think we're talking about tennis, and I ask you, what's the biggest rules in tennis that you maybe would like to change? That I would like to change. This is a very good question, you know, because I am personally always for innovation and for change, because I feel like everything in life is moving constantly. So it's really hard to say that if you stay, it's like technology. You know, if you use a telephone today, an iPhone today, in few years it will be already an old iPhone. You know, everybody will look at you. I mean, what kind of an iPhone model you're using? You know, you're so old style. So obviously for technology specific, but I feel like for a lot of things in life, you just in a way have to innovate, not just yourself, but also the industry that we are in, which is, you know, tennis and sport, I think needs to keep evolving, keep growing, keep developing. So I have one. I think one thing that I just want to say, we have one fact that when I heard, I was really shocked a little bit, is that in the United States and in Europe, the average tennis fan is 60 plus years old. So that is something that that is a little bit scary, to be honest, because that's not very positive for the future of our sport. Even though we have great fans, and of course our sport is doing well, because, you know, it's a very global, international sport, followed everywhere, and popular sport, thankfully. But we have to do something to bring in the new generations. Next Gen Finals in Milan was a very good test, I would say, to try to experiment with some rule changes, like playing the sets up to four. No advantage, you know, very fast, very dynamic, three, you know, best of five sets. I'm not sure if I would go right away to that, like no ad, you know, play the set up to four. I'm maybe not in favor of that. But there are some things that I would change, because, like, coaching on the court. Exactly. You know, what do you feel? What do you feel is the rule that you would change? Is that one? I agree 100% about coaching on court. How would you do it? How would you introduce coaching to the court, on the court? Like say every set you have once. And then, but same like in women's tennis, so the coach would come in. For example, okay, that way. Next generation, I think they have the headphone and they talk each other from the from the crown or from the box. So I mean, I think we have more than one different way to do it. But would you have the microphone on your coach's shirt while he's speaking to you, so that everyone hears? No, this one no. It should come directly to you, I think. So this is what I am also a little bit I'm divided between the two, because I also feel coaching already happens in tennis. I mean, even though in men's tennis, of course, women's tennis it's already it's official, so they allow it, you know, for a coach to come in, but they don't allow coaching obviously from the stands, from the player's box. Coaching happens from the player's box, both in men's and women's tennis anyway. You know it, we know it, and that's it. So it's just a matter of how the chair umpire, how tolerant he is and how much he really hears or sees or not. Okay. So I feel like, you know, a lot of coaches use verbal coaching, you know, or some signs or whatever it is, signals.
I think that the coaching should be official in men's tennis, but I don't agree that everyone will hear it, because if everyone hears what you tell to your player, it can be misused, and it can, you know, it can easily, that information can easily travel to the coach of your team, of your opponent's team. Okay. You know, your opponent's team can receive a message, okay, he told him this and that and this and that, whatever. Next thing you know, coach goes out to coach your opponent and he tells him, listen, this is what his coach told him. So I would do it somehow, like, I don't know, in team sports, like in football, for example, you know, the player goes to his coach, and coach has a communication with him, but no one really hears. They have to read from lips what he's saying. So I feel like maybe a possible possibility is that that you as a player, when on a changeover, not to cause the problems or the hindrance or take away the time of your opponent, you stand up before the chair umpire calls time, you go earlier to your coach and you speak to him. Mm-hmm. You know what I mean? And this is one of the ways that you can do it. I know that it will be more attractive for fans to hear what coach is telling you. I understand that there is a possibility, obviously, of you communicating through headsets like in Milan that they did with Next Gen. But I don't know. I'm a little bit still not very clear with that. Like a coach, who will you be choose? Like a player, to coaching. If I can coach somebody, you would definitely be one of the players that I would like to coach. Serbia. Because I think you are one of the most talented players that I have ever seen, that I ever played against, and you know, I think your team and your coaches are already doing a very good job, but I feel I can contribute a little bit more. I would, who else? Who would you coach? Uno dei pochi, però bisogna vedere anche qua, è Kyrgios. Kyrgios, I knew it. Secondo me bisogna vedere, eh? Yeah. I would probably coach Felix Auger. I would love to coach him, because I think he's a great guy, very talented, fantastic ethics, work ethics. Like really nice. Hello. Sorry? Chapeau, and Chapo. And Chapo as well. Great guys. Absolutely. Tsitsipas. Yes. Invece ti faccio le ultime due domande in italiano. We have another 5 minutes before they stop us. Le ultime due domande in italiano, perché ovviamente il pubblico è in italiano. So che tu sei molto vicino agli italiani, sì. Vai in vacanza in Italia. Tutto quello mi chiedono che qual è il cibo italiano che più preferisci e che cosa ami più degli italiani. Pasta, ovviamente. Vabbè, ma ricordiamo che tu sei un po' particolare col cibo, eh? Ok, vabbè, pasta senza glutine, dai. Però pasta fatta a casa mi piace di più. Nonna. Comunque anche quella che è sotto glutine non c'è. Pasta fatta a casa, pasta è quella, come si chiama, amatriciana, no? Amatriciana? Carbonara. Sì, quella a Taverna Trilussa a Roma. Quella famosa, con nostro... Sì, e quella è fantastica là. Dammi un'altra domanda, perché voglio mettere Fiore 2 minuti sul live. Che cosa ami più degli italiani? Che cosa ami più? Ah, un po' italiano, dai. Perché c'hai tutto il team che è metà italiano, quindi... Sì, la cultura, cioè, cultura, storia, tutto quanto, paese più bello, cibo... Ma perché non hai preso il passaporto italiano? Fammi capire. Però perché erano Fognini e Gianluca Naso che erano meglio di me e non potevo. E Iari Natali. Posto. Iari Natali, te lo ricordi? Sì, e Natali Iari, sì, bravo. Però volevo dire un'altra cosa che amo degli italiani. Il cuore, vostro cuore che
è uno dei più grandi nel mondo e che mi sento molto vicino alla mentalità e anche cioè questa I'm gonna say it in English, ok? Non ti preoccupare. I'm gonna say in Italian. Vi amo, ok? I'm not gonna speak more. I love Italy. I love Italy. Amico, dove è Rosario? Rosario, Fiore, dove Rosario sei? È andato in meditazione. No, no, Fiore, dove sei? Wait, he was here. I wanted to bring him in for 2 minutes. Vabbè, amico. Saluto a tutta la famiglia. Grazie, ciao. Un bacione. Monia. Grazie, ti grande bacio, ciao. Ciao, ciao. Eccolo. Eccolo! Grande! Hai visto che ho fatto? Guarda che roba! Che cosa hai fatto? Così, non sapevo che cavolo fare a casa, ho preso quello della shave, no? Della... Sì, della barba. Scusa, ma com'è? Ah, così, da solo? Così. Da solo! Ma come hai fatto così bello? Cioè, hai esperienza? Perché ho messo una misura... Fallo anche tu, metti una misura, fai... Sì, 2, 3, 4. 6 è questo. Ok. 6 è questo. Ma è corto questo. 4 è questo. Ho fatto tutti i peli del corpo, anche le ascelle. Anche là? Anche là, pube, tutto 6. Però là hai fatto 6, 4 o 1? 4, mamma mia. Bello. Senti, ti volevo ringraziare a nome di tutti gli italiani, però l'hanno già fatto per quello che tu hai fatto. Sì. E che non hai detto, però che si è saputo, quindi noi ti ringraziamo tutti. Grazie, caro, grazie. No, è Italia sempre nel mio cuore. Lo so. Mi sento molto vicino agli italiani sempre. Cioè io guarda questa situazione, guarda, io mi stavo preparando per Roma, per gli internazionali. Perché siccome sapevo che tu avevi bisogno di uno sparring partner molto, sì, difficile, perché io sono difficile, perché se le palle come le tiro io, sì, se le prendi sei bravissimo, perché devi correre. È vero, però ascoltami, dai, facciamo una cosa prima che finisciamo. Cantiamo ancora quella canzone del Sanremo, per favore. Ah, che... qual era? La terra promessa? Per favore, dai. Dai. 3, 2, 1. Via. Una terra promessa, un mondo diverso, dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare. Il nostro cammino. Oh mamma mia, guarda, il più bello festival che ho visto nella vita mia, cioè Sanremo seguo sempre, però ma con tu te. Hai visto la puntata in cui io mi sono vestito da donna? Ho visto tutto, ma sei fenomeno, però sei anche pazzo un pochino, dai, è normale. Ma lo sai che in questi giorni sì, si sta parlando del festival. Sì. Perché l'ultima cosa bella che si è vista quando ancora tutto questo non era successo, sì, è stato il Festival di Sanremo in sì, Italia, dove è stata la cosa più serena, la gente si è divertita. Poi dopodiché siamo tornati a casa da Sanremo e è successo tutto questo. Molto probabilmente la prima cosa che si farà sarà il Festival di Sanremo. E proprio Amadeus, che tu hai visto il... Sì. Lost, the host, ora parlo anche in inglese, the host, mi ha chiamato e mi ha detto, lo rifacciamo di nuovo? Sì. E io ci sto pensando, tutto qua. Però quando? Subito dopo? No, sempre febbraio. Sempre febbraio. Ah, tu dove sei a febbraio? Sei in zona Monte Carlo, per caso? Ma, cioè, a qualsiasi posto del mondo vengo a guardarvi ancora una volta. Dai, che c'è te, un team imbattibile. Senti, no, io ti giuro, ero migliorato tantissimo, nel rovescio, io però lo faccio, no, rovescio proprio in top. Sì. Senti, due mani o mano? No, sono andato a Bordighera
Da Piatti? Okay. Da Riccardo? Da Piatti? Ah, sì, è andato per proprio trovare un maestro. Sì, ho palleggiato un po' con il ragazzino, con Sinner. Ok. Bravo, ti piace Sinner? Sinner, bravissimo ragazzo e bravissimo giocatore. Sì, sì, e beh, sì. Migliorerà tanto, migliorerà tanto. È magrissimo, è più magro di te. Ma io mi piace, e per quello mi piace. È magro, però forte. C'ha le gambe come il mio polso. Però hai visto, è veloce, è forte. È... forte, sì. Cioè, e c'ha bella testa. È successo, è qui, tutto è qui. La maggiorità è qui, sempre. È già grande te. E lì mi hanno fatto il video, no? Fatto il video. Sì. E a un certo punto ho messo il video, c'ero metà io, metà io e metà tu. E metà io? Sì. Davvero? Per vedere la differenza e gli errori. E gli errori, quindi era tutto rallenti, uguale. Io partivo così col dritto, facevo così. Sì. Ed eravamo proprio uguali. E poi, allora, tu eri tutto verde. Sì. Con le frecce giuste, sai, le frecce. Green, tutto green. E tu? Io tutto rosso, nero. Io tutto rosso, red, tutto storto. grande, Fiore. Oh. Un grande saluto, un grande bacio, grazie amico mio, è un piacere sempre vederti e ci vediamo presto. Anche a me. Oh, ti ricordo che il 16 maggio fammi gli auguri perché compio un'età molto importante. 16 maggio, tuo compleanno? Un'età molto importante. E 40? Più 20? Più qualcosa? Oh, più 20. Ok, bene. Ciao amico. Grazie. Grazie a te. Ciao.